Olè, eccoci qua. Allora, il buongiorno di oggi è una prova, diciamo, come dire, di qualità, sì, degustativa, esatto, adesso mi vengono le parole e ve l'avevo promesso e siamo ormai a un passo da Pasqua. Passo E un allora, passo. buongiorno Roby, Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, un caro buongiorno. saluto al nostro focacciaro del cuore, c'è anche Buongiorno, quando che de mangiare su chi? la sciurornella che fa la prova qualità perché oggi il buongiorno è così, giusto Roby? Oggi è un buongiorno dolce perché tutto il freddo che avete preso quest'inverno, oggi cerchiamo Ecco, di scaldarci. sono già pronte Oh per sì, per volare volare sono già volate sulla tante tavola. sulle tavole. Allora, Ciao questa. Robby, buongiorno. Ciao a Allora, guarda tutti. qua, guarda Queste Ornella. sono quelle Sono mie. E quelle secchie a me piacciono queste che sono a testa in giù. girate, ma quest'anno che stanno Poverine. asciugando. Robby, le hai fatte questa notte? Stanotte sì, le sganciamo stasera. Mi Sono piace, tre le cioccolate. sganciamo. Pam, Sì. pam, Ecco, come perché fa? vedete, fai vedere Robby, spiega Allora, bene. sono sfilzate. Quando trovate Esatto, questi, sfilzate. sfilzate proprio all'interno per far sì che l'umidità È la esce. prova qualità, amici, non vi preoccupate, è tutto giusto, è tutto La regolare. prova qualità l'abbiamo lì. Oh, lo sai che Adesso ne apriamo una. ho fatto un figurone quando ho detto, guardate, se si stacca la carta, Sì? con il panettone mi avete spiegato così, vuol dire che è ben cotta. Cotta. Ah, è vero, è Ti vero, è ricordi? vero. È Qui vero, si è vero. imparano tante Qui cose. dobbiamo provare. Allora, si prova, si fa il buongiorno così, amici, Caffè? No, con il voglio caffè, sapere i chiaro gusti. Robby, chiaro Robby. Come le hai fatte quest'anno? Cioè, Pere e di che cioccolato, allora, gusti? classica, pere e cioccolato, tre cioccolati, fruttini d'arancio, frutti di bosco Queste sono le confezioni del Robby, Allora, ragazzi. questa è la novità di quest'anno. Che è? Cos'è, Perché è Robby? d'oro? È la tuta gold? Sì. Questa è la scatola nuova di quest'anno, compreso Quella in fondo? quella in fondo qua. Questa, Ma questa. perché? Beh, devo dire Robby, però. Perché abbiamo dei clienti che fanno la collezione delle No, ma scatole. devo dire che in effetti anche Sono quelle del molto belle, sono panettone sì, bellissime. sono Sono. tutte curate, Cioè, io ho perfezione, messo eccole dentro qua. le mie E cose anche delle questa, cucine. quindi Sì, per la questa è Pasqua. mo molto elegante, Molto, molto molto bella, elegante, elegante. soprattutto buone, diciamo, Speriamo, perché il devo Robby giudicare la è. gente prima Allora, di questi Ornella, puoi clienti. fare la prova? No, che Intanto faccio la prova? faccio un po' di saluti Per perché ce ora ne sono fa guardare tanti. che qui sa fa una bel Dutch. Questa è una bella Cosimo, si sente il Torricella. profumo? Il profumo Che si è. sente, Direi, ragazzi. Cosimo, guarda, ti porto dentro la colomba. Adesso Eudokia, Silvana, Cosimo, prendi Adriana, questa. Rosalia, Prendi Marilena, questa qua. buongiorno Marilena, Ti faccio Carmen, vedere che. Antonia, Cinzia, buongiorno, Allora, guarda. Stefano, Devo Antonia, cominciare a fare buongiorno anche a l'ornella oggi, te. dai. Rudy, ciao, buongiorno caro Rudy, Buongiorno, Rudy. Loredana, Graziella, Sandra, Guardate Ines, Stefano, che. Nota. Elisabetta, Virna e Giancarla. Oh, li abbiamo salutati. Oh, aspetta che c'è il Guardate poeta. che si stacca, quindi vuol dire che è ben cotta, giusto? Sì. Sì, la sto martoriando, ma almeno capiscono. Insomma, in casa io la martorio così, eh. Allora, guardate, si stacca. Guardate Sembra sotto. tutto il giro. Ascolta, Brava Ornella. non volevo farlo tutto, però. Allora, tanto dobbiamo mangiarla. Ma venga, la mangio un tutta, eh. Guardate. Guardate dentro, vede che si stacca, poi, Ok, e poi viene perfetto. fuori, eh? Aspetta che saluto il poeta che ci ha Sì, dai, cosa ha scritto scritto di Mani bello? d'artigiano No, sono aspetta qua. uniche, perché Aspetta, porge il dai, suo vai. cuore. Buongiorno alla carissima sciurornella, a Roberto e a te Marco. Ciao Mario, buongiorno a te. Buongiorno A Mario! Silvana, a Lorenza, ad Elisabetta, un'altra Ornella, a Paolo da Saronno, Ti faccio 9 gradi, vedere che ad gente Anita, a incontro. Franco e a C'è Rosina, quella matta, buongiorno. però sono Maria Rosa, contenta. Jack, ciao Jack, buongiorno. Sì, devo dire che in effetti hai Non sei ormai stata contenta? perfettamente capito come si Allora, devo dirti, caro Roby, che ho provato a farne una. prepara, esatto, la colomba. Ci ho rinunciato, è meglio comprarla. Meglio comprarla. Perché la colomba artigianale è un conto. Ciao Luisa, La buongiorno. sera facevo È il con le mie compleanno manine. della figlia di Di chi? Luisa, Federica. Auguri Auguri! Federica, Emanuela, buongiorno. Ciao anche a Calogero dalla Sicilia, Eccola qua, buongiorno. Poi, guarda. Sì. ecco. Guarda, vedi? Vedi che si è staccata? Ah, perfetto, È troppo sì. fresca, perché questa soprattutto stanotte. Molti ce le Coltello chiedono caldo. direttamente a casa le Ah, colombe, ecco. però, ragazzi. Coltello caldo, anche per il panettone, tu Sì. l'avevi spiegato. Coltello Perché? caldo. Ah, il coltello, Robby, Coltello, deve sì, l'ho scaldato sotto l'acqua Sotto l'acqua calda. calda, è vero. Ah, quindi è Così. un piccolo Sì, non accorgimento. si strappa. Allora, questa è troppo fresca. Ma niente, la mangio mi stessa, Sì, che ma è più se la buona. sarò un po' una Ragazzi, goccia. buongiorno a tutti, un saluto Questa è come il dolce, cioccolato. Hai dolce, tre dolce. cioccolati. Tre cioccolati, il focacciaro, il nostro amico Roby,
che, ormai tutti gli anni ci offre colombe, panettoni, dolce risveglio. Insomma, c'è davvero di tutto, qui da Roby. Facciamo fare il cafferino. Pensa che il dolce risveglio l'ho portato in ospedale, uno per ogni medico che c'era, come regalo. Buon inizio di primavera, dice Dolores, perché in effetti oggi è il 20, domani, sì, beh, Salvatrice. Grazie, Lanna, Cecilia, ciao, poi un saluto a Margherita, a Valeria, a Cristina, a tutti gli altri amici che ci hanno scritto, mi è sfuggito qualche nome, sono tanti, perché infatti io mentre stavo facendo della colomba hanno scritto in tanti, poi vabbè, chiedo scusa ovviamente se non sono riuscito a farli tutti oggi, perché sono tanti. Cristina, buongiorno, Monica, fortuna, certo, siamo fortunati, sicuramente, buongiorno, dolce giornata Monica. Bisogna fare i vedere. Allora, prego. Buongiorno, buongiorno. Assistente? Assistente, sì, l'altro ragazzo. Ok. Sono già andati a casa. Bravi, bravi. Com'è lavorare qua al forno? Ti piace? Tanto ti dirà che gli piace. Beh, piace, è bellissimo, è buonissimo. Quante ogni tanto l'assaggio lo fai? Ogni tanto sì. Eh beh, giusto per provare, Roby. Ogni giro la proviamo. Oh. Ogni giro la scherzavo, cioè, però. Però effettivamente. No, perché, vabbè, poi, allora, ad essere sinceri, in questo momento manca l'assaggiatore numero uno. Che? Che si chiama Nicolò. Ed è meglio fargli un abito che dargli una colomba. E beh, insomma, è irresistibile. Sta colomba qua è veramente irresistibile. Signori, via Borgovico il Roby vi aspetta, però fate in fretta perché, come sempre, poi se no... Quanto tempo di lievitazione ha la colomba? Lui? Io. 36 ore. Quindi tu devi preparare l'impasto alle 3 di notte, lo riprendiamo la sera alle 20. Ok, sono delle... Lo impastiamo circa mezz'ora, si fa riposare ancora un'ora e mezza, 4 ore di lievitazione in cella. Cella. Qual è? Quella lì. Forno. Quindi con il calore? Col calore? Sì, umidità. Ok, umidità, ok, calore. 35%, 35 gradi, 4 ore. Dopodiché si tirano fuori, si decorano tutte a mano, okay, e si mettono in forno. Questo è il forno classico. È un fuori misura adatto, quindi che è molto alto. Ah, wow, questo è il panettone, sì. Queste sono le due camere per il panettone e le colombe. Allora, adesso la proviamo, la assaggiamo. Allora, ciao Raffaella, Paola da Ferrara, Damiano e Vincenzo, buongiorno, un saluto anche a voi, a Silvia, a Giacomina, a Roberto e Maria Assunta e Gianna e Margherita e Valeria. Ieri i tortelli, oggi è vero perché ieri abbiamo mangiato i tortelli perché siamo andati alla famiglia Comasca e quindi c'erano i tortelli. Quindi ieri sera i tortelli e le zeppole, vabbè, e oggi la colomba con il caffè. Devo dire che buongiorno a Milko, buongiorno a Carlo e a Mario, ti fanno i complimenti. Grazie. Lui è un amico ormai, è una qualità assoluta. Roby, grazie davvero perché sei una qualità. Dimmi, Ornella. Devo fare una domanda a lui. Prego. Quindi noi adesso stiamo mangiando una colomba sfornata, che però avete cominciato a lavorare 36 ore fa. È stata sfornata alle 3:30. In teoria questa andrebbe toccata stasera. Fa niente, noi la proprio tocchiamo adesso. È troppo fresca, Robo, fresca, sì. Sì, certo. Adesso asciuga bene, poi stasera confezioniamo. Allora, gli ultimi saluti a Katia, ad Enrica, al Fritz. Dove le trovo? Ma come, Franco? Franco dice dove le trovo? Via Borgovico, da Roby, dal Focacciaro, caro. Maria Luisa, buongiorno, da Padova, Achille, Angela dalla Germania, Nicola, Alex, buongiorno Alex, grazie, ben ritrovato, Ruggero e c'è anche Ramona. Che ciao Ramona, ci aspetta. Un bacio alla tua bambina. Ciao Lorena e Luigi. Puoi far vedere dove siamo, che così uno dice, ma siamo... Facciamo vedere dove siamo, in via Borgovico, è aperto Roby? Aspetta, siamo in via Borgovico, guarda, adesso faccio vedere anche il negozio, così, siamo... Ecco, questo è il negozio del Roby all'inizio della via Borgovico, il focacciaro, il forno, c'è scritto il forno di Lo Fiego, dimmi Roby. Fai vedere? Facciamo vedere, il forno di Lo Fiego. La nostra presentazione. Ah, ecco, perfetto, guarda, ok.
Sì, in effetti, ecco, le cose artigianali da Roby, ecco, ed è, sono cose di qualità. Questo è il forno di, del nostro amico Roby in via Borgovico. Chi non lo conosce, lo diciamo, però lo ricordiamo ancora. Allora, ciao Giovanni, Teresa da Pescara, Teresita, Silvia, buongiorno a te. Un saluto, torniamo nel laboratorio del Roby e chiudiamo con il caffè, il caffè e la degustazione. Tocca a te, no, no, aspetta, dai, fallo te. No, Ornella, Ornella, dai. Okay. Ornella, lei è... Vai, vai Ornella. Elvis, anche tu, eh. Elvis. Dai. Io non sono Priscilla, per cui puoi prendere. No, come si chiama? No, Priscilla. Allora, Ornella, buongiorno. Ancora Melina, Rosa, Margherita. Lo so che mi state invidiando in tanti, ma non me ne frega niente. Ricordatevi, amici, che Roby vi aspetta. Però fate in fretta. Venite qui a nome di Ciao Como e Roby vi tratta sicuramente non bene. Con i guanti. È buona, Ornella. La prova qualità è superata. Buonissima. Buonissima, benissimo. Ragazzi, buonissima. Arrangiatevi, io sto mangiando. Ciao, Ricky. Buongiorno anche a te da Venezia. Roby, grazie. Grazie, grazie ancora, perché grazie, ormai è una garanzia. Spazi. Oggi non abbiamo preso freddo. Oggi. Grazie Roby, e abbiamo bevuto gratis il caffè. Ciao a tutti, ciao Ornella, grazie. Ciao a tutti. Sono in tangenziale, se... Jack, se vieni ti aspettiamo. C'è un po' di coda. C'è un se po' di coda. Vieni, se vieni ti aspettiamo. Buon appetito, ciao ragazzi. Buongiorno, grazie. Teresa, Silvia e il nostro amico Ricky da Venezia, che un po' ci invidia. Ciao ragazzi, grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Eccola qua, la colomba del Roby.